Maestro Marcello Mottadelli, abbadiense d'adozione, molto legato al territorio lecchese, una carriera prestigiosa, oggi coronata da un nuovo incarico altrettanto prestigioso. Di cosa si tratta? Il giorno 6 settembre sono stato nominato direttore generale del compartimento d'opera presso il Teatro Nazionale Croato in Zagabria. E sono ovviamente molto molto felice, molto orgoglioso, spero di meritare tutte le attenzioni e soprattutto tutte le aspettative che le persone che lavoreranno con me e soprattutto il nostro pubblico ripone. Che tipo di attività andrà a svolgere? Sì, io sono sostanzialmente responsabile di tutto quello che concerne l'opera, quindi il tipo di opere che si fanno in programma, chi canta, chi suona, chi dirige, e affiancherò appunto anche la mia comunque attività di direttore d'orchestra, non solo in Zagabria, ma anche appunto continuerò la mia strada internazionale. È difficile per un direttore d'orchestra italiano raggiungere i vertici, appunto, per quanto riguarda incarichi a livello internazionale, benché gli italiani siano maestri dal punto di vista musicale. Ma l'opera è nata in Italia e abbiamo una grandissima tradizione, abbiamo il più grande repertorio melodrammatico a livello mondiale, però appunto io vado un passo un pochettino più su, cioè secondo me l'opera, comunque la musica in generale, non ha passaporto, non esiste, è un patrimonio mondiale, è un patrimonio a disposizione di tutti i paesi ed è una cosa assolutamente fondamentale che tutti ne traggono giovamento. Quali sono stati i più recenti impegni professionali? Ho diretto recentissimamente a Zagabria, appunto abbiamo fatto una bellissima Turandot, che è una coproduzione con il Teatro Sferisterio di Macerata, con la regia di Stefano Ricci e Gianni Forte, che hanno debuttato con grande successo nell'ambito dell'opera lirica, essendo appunto registi di prosa, e hanno vinto il prestigioso premio Abbiati. Quindi questa Turandot ha avuto una grande risonanza. Adesso la riprendiamo e verranno teatri molto importanti d'Europa per poter mettere in scena anche all'estero, quindi prendere questa produzione ed esportarla. Il suo incarico avrà una durata di 4 anni. Lascerà Badia? Ma guardi, adesso lascerò Badia, sì, però ritornerò molto presto perché ho un contratto con l'ASLICO di Como. Dove dirigerò Falstaff in giro per il circuito Lombardia, quindi nei vari teatri, tra cui Como, Brescia, Piacenza, Cremona e Bergamo. Quindi è una cosa molto divertente e inusuale per me il fatto di andare a lavoro in macchina, perché di solito devo prendere sempre un aereo, quindi le prove saranno a Como e andremo in macchina.